Greetings, dear ladies. Saluti, care signore. I'm Cryon of Magnetic Io sono Cryon del servizio magnetico. My partner steps Il mio partner away. Si fa da parte. If there was a way, se ci right fosse now, un modo adesso, if there was a way, un modo and I suddenly per could cui improvvisamente have a io potessi avere una voce femminile, you feel comfortable, more comfortable than mi with sentireste the più a vostro agio che con una voce maschile. If there was a way, se ci fosse through un some modo, magic of time, un momento that I could magico give you, in cui potessi through darvi, my cords, attraverso the le corde sounds vocali of del mio Lemurian partner, mother, il suono di una madre lemuriana, I'd like to tell you what would happen. Vi devo dire cosa accadrebbe. Some of you would be on the floor Alcune di voi with cadrebbero sul pavimento per lo sbigottimento, perché quella voce, you would remember. Voi la ricordereste. There's nothing like it. Non c'è nulla come essa. It's built into ed the è incorporata nella Akash Akash di coloro che l'hanno ascoltata, inclusa Meleha. But it wouldn't be fair. Ma non sarebbe corretto. Because you have free choice, perché voi avete libero arbitrio di relazionarvici. This really is an Questo elegant è group. Davvero un gruppo raffinato. There is no gender on the other side of the veil. I don't speak non c'è genere dall'altro lato del velo. Io non parlo from a gender. Da un genere. In fact, I've said this before, but I l'ho detto prima removed che from my ho rimosso il mio partner sense, in questo senso. Every time per it questa happens. Canalizzazione, ogni volta che avviene. Because this is for the ladies, and I don't perché want him questa in è per le donne e non voglio che lui he vi sia. Later, like potrà udirla successivamente come chiunque altro. This is an elegant group. Questo è un gruppo ricercato. What you carry in your Akash at the moment, quello che portate nella vostra Akash I'll just review, al momento di questo ripasso is astonishing. È stupefacente. Core information. Le informazioni fondamentali delle madri stellari. How many of you quante di voi were actually furono davvero in, that place in quel luogo all those years moltissimi ago, anni fa as women, come donne? Coming full circle, e oggi sono venute a riunirsi in cerchio dopo migliaia di anni, in questo momento, seemingly by apparentemente chance, per caso. How many quante here? Di voi qui presenti? And I'm going to tell you, and it's not often the case, ve lo dirò. E non accade spesso. Tutte voi, ciascuna di voi. E spetta a voi relazionarvi a questo, ed è libero arbitrio. Potreste trascorrere questa serata, gli esercizi e le informazioni che vi darò, che sono estremamente esoteriche, e potreste non sentire nulla. Potreste non relazionarvici, anche se eravate lì. And you'll say, well, why is it e vi domandate come mai non riuscite ad afferrare things, like so queste cose come molte altre donne like o come ci si aspetterebbe. So e la risposta è così ovvia. È una programmazione di nascita. Who you think you are, chi pensate di essere, you know, quello che pensate di sapere, be, chi dovreste essere. Suddenly, e improvvisamente in questi times, tempi della nuova energia c'è tutta un'altra dimensionalità e nessuno vi ha mai detto chi siete. But there's something else I want to talk ma c'è about. Qualcos'altro di cui vorrei parlare. I talk to you ladies right now, io parlo a voi donne adesso perché avete bisogno di sapere qualcosa che sta accadendo e che vi influenza. And I wish I could sing it to you. E vorrei poter cantare per because voi, perché è così that's bello, how beautiful it is. È importante. Even Meleha is not persino truly Meleha aware non è davvero consapevole of what has happened in the next, in the last few weeks. Di ciò che è accaduto nelle ultime settimane. When the star mothers came to this planet, quando le madri stellari arrivarono su questo pianeta, parte di ciò che fecero prima di insegnare, part of what was established, e prima di Lemuria, fu installare qualcosa chiamato i nodi e i nulli, un luogo di insegnamento, 12 nodi di insegnamento e uno di essi a Lemuria. Il più profondo di essi era a Lemuria, ma c'erano altri 11 luoghi.
In apparente contrapposizione ad essi c'erano altri 12 luoghi che sarebbero stati con il tempo accoppiati a nodi in cui si trovava l'insegnamento. Quindi ci sono 24 aree, 24 luoghi in questo pianeta impostati. Loro insegnarono nei 12 nodi mentre gli altri rimasero dormienti. E la ragione di questo è che essi avrebbero lavorato con le griglie di questo pianeta se invitati a farlo, ovvero se innescati dall'umanità che superava il 2012. Lo dirò di nuovo, in caso l'abbiate perso. Sarebbero stati attivati e sarebbero diventati funzionanti se aveste superato il 2012. E chi li pose lì? E quali erano le ragioni? Ed ecco che diventa esoterico. E potrete prendere in considerazione queste informazioni oppure evitarle. È il vostro libero arbitrio rapportarvi ad esse oppure no. Queste creati da coloro che vi Questi luoghi furono creati da coloro che vi istruirono alle mura per l'umanità nel caso in cui aveste superato il 2012. E il motivo? È che avreste avuto bisogno di un aiuto evolutivo da parte di questo pianeta, dalle griglie, se avreste superato il 2012. Ma non solo ce l'avete fatto, ma qui vi trovate in qualcosa di inaspettato. Vi è stata data una sorellanza di ricordo e sciamanità. Sciamanità significa che vi sono state date e insegnate informazioni fondamentali che sono così belle e preziose. Non le hanno nemmeno gli indigeni oggi. Alcune sono andate perdute, ma non davvero, perché vivono in voi. Ma come ho detto prima, non è solo perché l'umanità ha superato il 2012 che istantaneamente si è creato qualcosa che non c'era prima. Avete gli stessi strumenti, la stessa personalità. Quello che è stato creato è l'attivazione dell'inizio dell'appaiamento dei nodi e dei nulli. In altre parole, questo sistema ha cominciato a fare effetto davvero un pochino prima del 2012. Perché noi sapevamo dove stavate andando. Le coppie hanno iniziato ad essere appaiate e ho dato tutti i luoghi abbinati ai nodi, uno per uno. Alcuni di loro sono stati appaiati male e hanno dovuto essere riappaiati per via dell'energia del pianeta superato il 2012. Quello che sto dicendo qui è che non c'era un appaiamento predeterminato di un nodo con un nullo fino a dopo il 2012. Ed ecco cosa voglio dirvi. Essi sono stati quasi online dal 2012, ma non abbastanza, non del tutto. A few days ago, literally, pochi giorni fa, letteralmente, con il gruppo seduto sul Machu Picchu is a sacred area, che è un'area sacra, and it's a node. Ed è un nodo, I matched the next to the last, ho appaiato la penultima coppia, che poi automaticamente ha appaiato l'ultima. In altre parole, quella mattina, in quel giorno, tutti essi sono andati online. E cosa hanno essi in comune con voi? Perché questa informazione davvero esoterica ha importanza? Vi dirò, il gruppo che era con noi lì, che ha ascoltato la canalizzazione, era così pronto per questa mentre sedeva in quel luogo, così pronto che c'è stato un applauso generale. Hanno percepito l'energia e l'emozione, li hanno percepiti mentre andavano online e sapevano che era reale. E queste erano persone provenienti da molti paesi. Io siedo davanti ad un gruppo raffinato di lemuriani e vi dirò questo, che quando essi sono andati online è stato per voi,
perché coloro che vi istruirono tutti quegli anni fa, con quelle voci che non dimenticherete mai, incise nella vostra casa, erano quelle splendide. Madri stellari sono coloro che li posero lì e lo fecero per aumentare il vostro ricordo, donne. Inizia. Vedete? È una rinascita, potreste dire. Anche per la sorellanza. E in ogni caso, Meleha, hai battuto la testa. Loro non lo sanno, magari glielo puoi raccontare. E adesso ne conosci il motivo. O forse no. Sai, sei dovuto andare in un luogo per fare una cosa. Sei dovuta uscire dal tuo corpo per un momento, per essere allineata a ciò che è appena accaduto. E adesso lo sai. A volte si dice dare un colpetto in testa per ascoltare. Ed è ciò che è accaduto a lei. Perché questa è la rinascita di questo gruppo. Sta andando al livello successivo. E questo prossimo livello è dovuto al fatto che i nodi e i nulli sono stati attivati e stanno spingendo e tirando per la prima volta come un motore energetico che riversa ricordi akashici dentro questa griglia. E risvegliandoli. It's new. È nuovo. It just happened. È appena accaduto. And involves you. It involves e coinvolge first, voi ladies. Per prime, donne. This is the invitation. Questo è un invito to feel an energy that wasn't a percepire un'energia che non era qui poche settimane fa. It's an invitation to awaken un invito more a risvegliare you più di quello che vi aspettereste di poter to svegliare. Pure di risvegliarvi alla meravigliosa pura verità che potete celebrare. Potreste anche fare del rituale attorno a questo solo perché è così bello e puro. Potreste cantare le frasi che vi stanno dando a voi donne in quanto sciamane che siete. Questo è l'inizio, un potenziamento di tutto ciò per cui siete venute qui. Ma i nodi e i nulli dovevano essere messi insieme e completati e funzionanti prima che la vera sorellanza potesse mai apparire. Questa è una nuova energia, donne. Beneficiatene. Non lasciate che vi confonda. Comprendetela. And be thankful. E siate grate del fatto che voi siete voi. Non è un caso che siate sedute qui. Iniziate a sentirlo. And so it is. E così è.